Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite una band, i Midnight Lights, sarebbe miriadi di luci. Corretto. E a questo punto, prima cosa, la prima domanda, abbiamo ospite il cantante Ciao. e il chitarrista. Eccomi qua. Ciao a tutti. Questo punto la prima domanda nasce spontanea. Se dovessi descrivere, come la descrivereste la band oggi? Vai, Cesco, tutto tuo. Com'è la band oggi? Oggi ci siamo forse stabilizzati dopo un sacco di anni di cambi di line-up, due precedenti dischi che abbiamo pubblicato. Oggi proponiamo un hard rock abbastanza melodico, diretto e senza troppi fronzoli, per cui anche la registrazione del disco, appunto parlando del disco, è piuttosto vera. Noi abbiamo voluto che il suono fosse reale, vero a tutto ciò che viene portato dal vivo, per cui non abbiamo in realtà chissà quali campionamenti o parti sinfoniche e quant'altro, ma proprio questo è il suono diretto che volevamo raggiungere e comunicare anche al pubblico, per quello che è stata la trasformazione degli ultimi anni del gruppo. Questo è quanto, ecco, detto proprio molto in breve. Grazie all'aiuto di Scavo, appunto, abbiamo raggiunto un altro livello, se così si può dire, ecco, proprio per quanto riguarda in termini di genere suonato e cantato, anche perché lui ha un passato con altre band dove era costretto a cantare in modi diversi da come è abituato lui, o perlomeno scelte stilistiche che gli sono state date, che però magari non sempre erano in un ottimo connubio con quello che erano le sue corde. Infatti, invece, con noi ha avuto totale libertà di esprimersi e il risultato penso che si veda anche, ecco. Per cui questo mi sento di dire. Non so se poi Scavo ha altro da aggiungere in merito. Ma sinceramente non ho niente da aggiungere, nel senso che essendo entrato poi, io sono un innesto nella band, e la band oggi comunque è proprio come diceva Francesco, ha fatto un passaggio, una transizione da una band power, heavy power, a una band completamente diversa, più tendente all'hard rock, con comunque delle tipiche sonorità, comunque power metal, perché comunque ci scambiano ancora per una band power metal. Quindi questo è il quadro che ti ha dato Francesco, è il quadro della band oggi. A questo punto parliamo dell'ultimo disco, un disco che comunque vada non solo a diverse sonorità, ma anche una ballad, quindi è proprio un cambiamento epocale per il genere, ma soprattutto è molto interessante, molto martellante, che poi si conclude appunto con l'ultimo brano che è una ballad, più o meno. Eh sì, Sì, praticamente sì. è Sì, così. In sostanza i brani sono stati composti durante l'epoca Covid, diciamo, no? Quindi io sottolineo sempre questa cosa, che purtroppo ci siamo, o per fortuna, ci siamo presi parecchi anni, un lungo periodo. Nella registrazione magari si sente anche questo, però alla fine abbiamo voluto estrapolare solo pochi brani. Seppur ci abbiamo messo tanto a elaborarli, a comporli, proprio perché volevamo un lavoro breve ed efficace. Infatti, alla fine, togliendo l'intro, si tratta solo di 7 brani, di cui una è anche una ballad. Abbiamo semplicemente fatto quello che
quello che erano i vecchi riff, magari lasciati in sospeso dal disco precedente, che non erano mai stati pubblicati, nuovi brani che abbiamo composto con i nuovi ragazzi che abbiamo preso. Insomma, abbiamo fatto un po' un miscuglio che comunque si sente, però il risultato non è stato affatto male, secondo me. Quindi abbiamo fatto un po' un puzzle, diciamo, negli ultimi anni. Da cosa trae l'ispirazione dei vari brani e se poi la scaletta della sequenza dei brani ha un ordine logico oppure la scelta è stata un po' casuale? No, in realtà credo che adesso che mi fai questa domanda non ti so neanche rispondere. Penso che è andata un po' come in modo spontaneo, come ci siamo sentiti di dare l'identità al disco. Per cui inizialmente dei brani, diciamo mid-tempo, che dessero già l'impronta di quello che è il disco. Per poi accelerare un pochettino sulla metà della scaletta e poi di nuovo rallentare sul finale, per cui una ballad come abbiamo detto prima. Quanto riguarda l'ispirazione, chiederei più a Daniele, a Scavo, perché magari ci sa dare qualche input in più a livello di testi, più che altro, che sono molto interessanti, secondo me. Ma allora, sì, in realtà era nato come concept. Mi sono trovato a lavorare su dei brani già scritti in pratica, cioè le parti strumentali erano già state scritte, quindi mi sono trovato a dover scrivere su cose già esistenti in realtà. Avevamo discusso un po', ma con il Covid poi ci ha chiuso un po' la possibilità di vederci, di discutere. Abbiamo comunque pensato inizialmente per un concept. Ma non ci azzeccava tanto l'idea del concept album, perché comunque erano pochi brani. Quindi abbiamo deciso comunque di dargli un'identità, un tema, che è quello diciamo, della decadenza della società moderna, della società di oggi, che poi si rivede anche in questa copertina, no? Se tu noti la copertina, è una copertina verde, praticamente con un'immagine sul bianco e verde, che sembra quasi ammuffito, no? Una cosa che ha della muffa sopra, una cosa che piano piano si deteriora. Ecco, questo era il concetto alla base. Nella stesura della scaletta, in realtà, si è smontata questa, diciamo, storia. Io sono partito creando una piccola storia, diciamo. Si è un po' andata a sgretolare questa cosa perché si sono spostati dei brani nella scaletta. E va bene così, insomma, non è un disco, diciamo, con questa ambizione così grossa. Però il tema è quello, insomma, diciamo, uno spaccato della società di oggi e di come sta andando, quindi della nostra visione, diciamo, della mia visione. Ecco, c'è anche molto, molto. Come si dice, è anche molto personale. Ecco, quindi per chi vorrà approfondire, leggere i testi, eccetera, magari troverà delle assonanze con quello che succede fuori. E appunto abbiamo visto la copertina, è interessante, è molto semplice, ma nello stesso tempo ha detto appunto utilizza questi due colori che poi puoi far vedere il disco, visto che lo avevi in mano, ce lo fai Certo, rivedere così lo possiamo far io non vedere so e capire. se riuscite a vederlo perché c'è un po' di riflessi, eccetera. È questo qua. Oltre ai colori, da come nasce questa copertina? Da chi è nata l'idea di questa copertina? Che è poi un pochettino traslata dalla rappresentazione un po' tutto il brano, tutto il disco. Ecco, Cesco qua, Sì. sei tu. Praticamente l'idea che volevamo dare è appunto quello della decadenza, no? Di Sì. quello che stiamo vivendo a livello della nostra società, poi quello che abbiamo vissuto sul Covid, addirittura. Proprio in quest'epoca è nato il disco, dopo tutto. Ci siamo semplicemente affidati a un grafico pubblicitario. In realtà non è uno che fa realmente, come dire, cover, artwork per dischi,
tipo come abbiamo fatto sui dischi precedenti. Ci siamo affidati a uno che sapeva, fosse in grado di dare la sensazione del decadente con un'immagine. Quindi è proprio questo che volevamo trasmettere, penso che ci siamo riusciti. Quindi l'idea è nata principalmente proprio da questo ragazzo, Emanuele Rossi di Lemmy Studio, che ci ha fatto questo lavoro, ci è piaciuto e l'abbiamo subito messo in stampa, diciamo così. Quindi semplicemente questo, gli abbiamo dato un concetto e lui, il nostro concetto l'ha tramutato in immagine. Proprio volevamo fare qualcosa che non si era mai visto, almeno nel nostro piccolo, ecco, per quanto ci riguarda, perché comunque è a tutti gli effetti una copertina poco, non è per niente canonica, cioè va contro ogni schema, almeno degli ultimi anni, per quanto riguarda il nostro genere. E quindi in realtà abbiamo puntato proprio a quello, e secondo me una scelta coraggiosa anche per quanto riguarda musicale, non solo artistica, grafica. Diciamo che di questa scelta sono abbastanza contento, anche gli altri ragazzi, perlomeno abbiamo provato, abbiamo avuto un po' di coraggio, questo che piaccia o meno è una cosa da comunque che non Da si può, sottolineare. sì, No. che non si può dire di no, comunque è così, che piaccia o meno, infatti il logo in alto è un po' più piccolino, un po' sfumato, cioè devi comunque. Poi anche il retro è praticamente bianco e nero, il booklet interno è bianco e nero, non abbiamo voluto fare niente che non fosse proprio minimale, cioè, ecco, quindi i testi scritti normali, tutto il booklet minimo, che cos'è, 12 pagine mi sembra, due foto e quello. Sì, è molto basico. Nella realizzazione dei testi, soprattutto visto che utilizzate l'inglese e trattate l'inglese, quindi siete molto più sintetici, molto descrittivi, ma nella sinteticità, o molto più ermetici rispetto all'italiano, dove è molto, in alcuni casi, molto prolisso. Allora, sì, premessa che è il mio primo lavoro sui testi, quindi era il mio desiderio cimentarmi con la realizzazione di testi per un intero album. Sono stato fortunato che dopo vari problemi di salute familiari che ho avuto con la band precedente, ho trovato appunto Francesco e Myriad che mi hanno dato la possibilità di realizzare questo sogno. Quindi è la prima esperienza che ho di scrittura. È stato molto difficile, nel senso che le giornate passavano magari su intere giornate su una sola frase, e a volte veramente è stato duro chiudere tutte le 7 tracce. Ovviamente sono state scritte prima in italiano con un piccolo pensiero rivolto all'inglese, e poi ho fatto revisionare i testi da un'azienda in modo da avere almeno qualcosa di corretto, di non amatoriale, diciamo così, anche perché è un disco cantato in inglese. Se vai all'estero e diciamo anche i testi non sono corretti, cambia molto il senso. Poi per il momento non ho avuto feedback su questo, sui testi, anche perché il disco praticamente è appena uscito. Vedremo insomma come andrà, però io tutto sommato, ripeto, sono molto molto soddisfatto del risultato, e sono dei testi molto molto sintetici, non complessi, non troppo arzigogolati, con significati nascosti o reconditi. No, a me quella roba lì non piace. Quindi è molto diretto, molto semplice, forse troppo didascalico, ma ripeto, calcoliamo che è la mia prima esperienza. Chi non è capace a scrivere si trova un po' nella mia condizione, ecco. Mentre nasce prima un beat, un riff,
oppure nasce da una parola, da una frase, oppure possiamo dire che per caso, per errore, nascono insieme la realizzazione di una canzone. Ma io ti direi che è partito tutto dai riff, da quello che è stato scritto prima, semplicemente io mi ci sono adattato tutto lì, anche perché avendo già delle melodie fatte, non è che si poteva fare, decidere un troppo, insomma, ho lavorato sul materiale che avevo. Poi non so se... ho risposto alla tua domanda. E invece l'emozione che si prova salendo sul palco, ovviamente voi avete suonato dal vivo, avete un palco davanti dove sotto c'è il buio, si sale sul palco, si è concentrati perché comunque vada bisogna suonare, però senti quella energia, inizialmente senti un silenzio, ma poi quell'energia che piano piano sale, che voi state ricevete, ma nello stesso tempo voi ritrasmettete con la musica a quelle persone. Qual è la vostra sensazione in quel momento, se ancora la vivete quella sensazione? Ma Vai, penso Cesco, parti proprio tu. di sì, dai, penso proprio di sì, anche perché se no non penso che andremo più dal vivo se non provassimo più questa emozione. Sì, ovviamente adesso c'è un po' di maturità in più, infatti io ho praticamente 20 anni, cioè sembra l'altro ieri, ma veramente sono quasi 20 anni che ballo questa band, quindi comunque rispetto agli inizi adesso c'è più maturità, più concentrazione, più... la gestione più delle emozioni, ecco, quindi è una cosa che in realtà mi piace, cioè mi piace più adesso che non quando avevo 17 anni, ma non perché non mi divertivo prima, ma perché proprio sento di avere magari il controllo di quello che sto facendo, per cui conosco anche i miei limiti, che prima magari non conoscevo, volevo fare chissà che, invece adesso proprio sarà che siamo diventati vecchi, o che ne so. Grazie. Siamo diventati vecchi, però no, dai, questo è comunque parte dell'esibizione, no? Dei live. Per me, diciamo che è sempre un po' la prima volta, come la prima volta. Ma ti dirò, visto i numeri di gente che maciniamo alle serate, che non è altissimo, anzi, è comunque divertente, si crea quel piccolo ambiente, Anche intimo, no? che ti fa divertire. Non è devo andare sul palco e fare la performance o devo far vedere che sparo gli acuti a 3000, no, è semplicemente noi ci si diverte. È divertente tutto l'iter, la partenza per il locale assieme o da soli, la preparazione, il passare del tempo insieme è quello che è divertente. Visto che tutti lavoriamo, abbiamo dei lavori che comunque occupano parte delle nostre vite. E tutta questa cosa è un divertimento, uno spaccare il tram tram. Non siamo una band professionisti e non penso che vogliamo diventarlo, almeno Cesco, io non so se tu hai dei piani più grandi, più ambiziosi. Visto che siamo dei vecchi, come dici tu, però No, questo assolutamente. è molto bello, molto divertente e l'emozione è sempre come la prima volta, cioè proprio quando parti ti tremano le gambe, almeno a me ancora. Poi quando sei sul palco è un'altra cosa. La cosa bella di tutto è farlo comunque con le persone che sai che vai d'accordo perché comunque non è stato semplice avere questo equilibrio nella band per quanto riguarda la storia della band. Abbiamo continuamente avuto problemi sulla formazione, sulla stabilità interna, però pare che adesso l'abbiamo finalmente trovata dal 2018, quindi diciamo che qualche annetto è passato, seppur anche
quando abbiamo passato l'epoca Covid, però bene o male noi ci siamo sempre sentiti, lavoravamo anche da remoto per portare a termine il nostro lavoro. E invece poi scendendo al parco, oltre che qualcuno vi chiede l'autografo per il CD che proponete, perché li vendete chiaramente durante il concerto, ma vedere quelle facce che hanno dedicato appunto il tempo a voi, ascoltandovi, e vedere le loro facce contente, con gli occhi che comunque sprizzano gioia, anche se non vi dicono nulla, qual è la vostra reazione a quel punto? No, beh, lì tutti gli sforzi sono ripagati comunque, no? Specialmente all'estero troviamo questa gratificazione ancora di più. Maggiormente abbiamo avuto la possibilità di fare qualche piccolo tour, specialmente in Est Europa, e con la nuova formazione, ancora prima che uscisse il disco, e c'è stata gente che veniva a vederci veramente quasi da 200 km di distanza, per dire, quando abbiamo fatto una data in Repubblica Ceca, poi un'altra in Slovacchia, cioè c'era gente che bene o male conosceva il nostro nome e aveva già il nostro CD. E questo è veramente una cosa che non ci aspettavamo. Io no, adesso non è che voglio fare paragoni col nostro paese, perché chissà quante ne abbiamo già fatti, però comunque all'estero c'è un'area un po' più gratificante su questo. E ovviamente qualche ragazzo più giovane di me, che magari si avvicina alla chitarra, almeno per quanto riguarda me, viene, ti chiede, quindi è curioso, praticamente come se rivedo me stesso 20 anni fa, no? Quindi che magari io andavo dai ragazzi più grandi di me a dire: caspita, come caspita fai a suonare così, no? Alla fine basta seguire il cuore, allenarsi e si arrivano a discreti risultati. Per me, ti direi, io, non essendo essendo un cantante maschio, poi con questa faccia così, insomma, non sono proprio bello, Cantante maschio. da me non viene nessuno. Da me non viene nessuno a chiedermelo. Vengono tutti da me. Esatto, vanno tutti da Cesco, che è quello bello. No, beh, a parte gli scherzi, anche se in realtà di scherzo non, sotto sotto non c'è. In realtà c'è molta gratitudine, perché comunque la gente investe tempo, soprattutto investe denaro, per quanto possa costare un CD al giorno d'oggi. Per una band, diciamo underground, sei sull'ordine dei 10 euro solitamente. Più il viaggio al locale, l'ingresso, magari devono tesserarsi, quindi quando arrivano comunque che sanno magari anche i pezzi sotto il palco, tu li vedi e cantano, quello è molto gratificante. Ti senti ripagato degli sforzi, delle ore in sale prove, delle lezioni con insegnanti vari, insomma è tutto ben ripagato. Diciamo, questa è la cosa più bella, quando vengono apprezzati i tuoi sforzi. A questo punto io farei un piccolo gioco. Se avessi un pulsante per saltare immediatamente su un palco, io non parlo di questo tempo, indifferentemente del tempo futuro o passato, o in me presente, su quale palco vorreste salire per suonare? Insieme a chi? Oh, è difficile. Domanda difficile. Beh, io probabilmente tornerei a quegli anni 2004-2005, quando qui in Italia veniva fatto il Gods of Metal, che ormai non viene più fatto da ormai tantissimi anni. Io credo l'ultimo di essere stato nel 2014, beh, non mi ricordo neanche più. E probabilmente a chi non piacerebbe essere nella stessa data con gli Iron Maiden, cioè non credo che a qualsiasi metallaro tu chiedi la prima parola sono gli Iron Maiden, sicuramente. Quindi io ti direi un Gods of Metal in Italia.
con gli Iron Maiden, sicuramente sarebbe il top per me. Invece Frank, non c'è un Io palco. non lo so, è una domanda abbastanza bruciapelo, non saprei, ma a me piacciono molto gli open air appunto estivi, per cui magari la mia idea può essere anche vicina a quella di Scavo, però laddove c'è un open air ci sono sempre bei gruppi e quindi si condividono comunque grandi momenti, bellissime esperienze, al di là di quello che può essere il gruppo famoso, no? E ovviamente qualche soddisfazione ce la siamo tolta anche noi con qualche bel gruppo, però comunque ogni volta, almeno su questo ambito, è come se fosse sempre la prima volta, perché poi vai e incontri nuovi gruppi ancora più bravi e via dicendo, incontri nuove persone, nuovi posti. E a me piacerebbe invece, c'è stato un festival bello che mi è piaciuto, dove suonammo nel 2013 con praticamente Fatal Smile, Firewind, e lì era tanta roba. C'erano 20.000 watt di impianto, insomma, una bella botta. A questo punto vi chiederei, prossime date live sono imminenti oppure si aspetta un po' la primavera? Siccome noi siamo lenti e abbiamo in programma qualcosa per la prossima estate, al momento soltanto una data, guarda caso all'estero, in Francia. Ci stiamo lavorando su altre, però ancora niente di concreto, speriamo che arrivi qualche proposta. Qualcosa salterà fuori. Ecco, adesso l'ultima data l'abbiamo fatta proprio qui a Milano, in casa nostra praticamente, ci siamo fatti rivedere, siamo di nuovo vivi, eccoci, ci siamo di nuovo, però poi primavera-estate contiamo di avere qualche altra data. Ripeto, adesso purtroppo soltanto una confermata. Invece un'altra curiosità, ma sul palco siete un po', tu hai citato gli Iron Maiden. Siete un po' come Bruce Dickinson e l'altro chitarrista che si muovono un pochettino su e giù, oppure siete un po' più statici, stile, non so, gli AC/DC, perché gli AC/DC si muovono pochissimo, tranne il chitarrista che è un po' movimento, perché. Personalmente sì, mi piace, è sempre stato Bruce un esempio funambolico tantissimo e anche un segno che è molto forte, perché è difficile correre, saltare, arrampicarsi e rendere credibile quello che canti con forza come fa lui. Lui è proprio il top in questo. Però c'è anche da fare i conti con i palchi, che qua purtroppo, almeno nella nostra zona, sono piuttosto piccoli. È difficile poter saltare, correre, andare di qua, andare di là. Quindi ti dico, dipende dal palco e dalla situazione, perché magari il palco è grande, c'è poca gente, non sei invogliato, non hai l'adrenalina che ti monta. Perché abbiamo anche avuto serate con davanti pochissima gente, se non quasi nessuno. E lì ovviamente magari sì, dici mi muovo, faccio qualcosa, però si spegne presto la fiamma. È Infatti, diverso. non ci vogliamo neanche nascondere, ma purtroppo è una realtà comune. Voglio dire, fa parte del gioco purtroppo oggi trovarsi anche a suonare davanti a poche decine di persone. Quindi dobbiamo accettare questo purtroppo, ma non ci nascondiamo. Suoniamo comunque per quelli che sono venuti perché meritano comunque uno show. Mi sono ritrovato anche dalla parte opposta, ovviamente andare a concerti di band che mi piacevano, ma essere in 15 sotto il palco, e quindi È brutto. è un po' una situazione un po' strana, no? Che stiamo vivendo, però ripeto, non voglio fare una lamentela, fa parte del gioco e va bene così. Abbiamo visto un video clip musicale dove ci sta questa fabbrica, dove ci siete voi che girate, non so se una struttura in decadimento, ma fa un edificio. Da chi nasce l'idea a questo video? Non so se ti riferisci all'ultimo video, L'ultimo video. quello
L'ultimo video. realtà l'idea è andata così per puro caso, avevamo questo spazio libero da poter sfruttare, quindi così abbiamo fatto. Abbiamo cercato di prendere le angolazioni che più ci piacevano e quello che un po' volevamo dare anche lì un po' l'idea del decadimento, ci sono quattro mura un po' che poi ci sono le riprese singole delle stanze un po' buie, un po' decadenti, quindi è sempre quello il tema, no? Guarda, sì, più nel dettaglio ti posso dire io che è stato, le riprese del video sono state fatte dove praticamente noi facciamo anche le prove attualmente. Si trova a Mapello, è una bellissima villa, il cui retro ha questa parte dedicata a queste sale prove, dove noi praticamente proviamo noi e altre band, perché non ci siamo solo noi. Ma ha tutte queste stanze che non vengono usate perché sono stanze praticamente che la villa non utilizza. Abbiamo deciso qualche stanza e poi il resto è stato ripreso fuori nella parte esterna. Avevamo tante idee, ma scelto il brano con cui fare il video, abbiamo deciso che questa location era più indicata. Ci sono tante queste stanze praticamente che abbiamo scelto, sono stanze che fanno parte di questa villa, stanze che la villa non usa e abbiamo deciso appunto di, insieme ai ragazzi che hanno fatto le riprese, di scegliere qualche stanza, quelle un po' più particolari, e registrare lì. Tra le varie cose nelle stanze ci siamo solo io e Francesco. Mentre Federico ed Edo, rispettivamente bassista e batterista, hanno fatto le riprese nella parte invece esterna della villa, che però comunque è molto bella. L'ambiente poi si ben adattava a quello che era il brano, praticamente, all'idea del brano e anche all'idea del concept stesso del disco, quindi tutta questa cosa un po'. In abbandono, diciamo, ecco così. Ci saranno altri video di questo disco oppure sarà l'unico ad avere un video? Ma allora, inizialmente avevamo deciso per un altro brano, ma è un difficoltoso farlo perché volevamo andare praticamente in una zona montana che c'è dalle nostre parti. C'è una fantastica ex base NATO abbandonata con ancora queste antenne per le comunicazioni. Il luogo è bellissimo. E poi lì è tutti monti. Sarebbe stata una cosa proprio all'aperto grandissimo. Però un po' difficoltoso da gestire, quindi abbiamo pensato di fare una cosa più vicino casa e che non ci avesse creato problemi, perché là in cima bisogna portare generatori, bisogna portare tutta la strumentazione, le strade non sono semplici, quindi o hai dei grandi mezzi per farlo, altrimenti vai dove ti costa di meno, diciamo così. Alla fine si va dove costa tutto meno, come le vacanze. All you can eat. Esatto, no, vabbè, quello no. Quello no, però ecco, sì. Si cerca di risparmiare al massimo possibile. Non, esatto, non credo ne faremo un altro. Magari qualcosa di Piuttosto amatpiù, qualcosa di più amatoriale, anche magari, l'Eric ecco. forse. Sì. Però ancora non abbiamo deciso. Perfetto. Esatto, adesso prepariamo bene i live dobbiamo preparare un bello show e poi via, sperando di fare un po' di date. E poi cominceremo a lavorare sul prossimo. Cesco. Allora, perfetto, Ci stiamo già iniziando, dai. allora Esatto. io
Io vi voglio intanto vi ringrazio per essere ospiti, stati ospiti. A questo punto ci mancano due cose fondamentali: dove potervi raggiungere, ascoltare e comprare il CD, e i saluti finali. Vai, Allora, Cesco. non abbiamo un sito reale, abbiamo la pagina Facebook, quindi facebook.com/myriadlights, stessa cosa su Instagram, myriadlights. Non dovrebbero esserci altri nomi strani, siamo noi. Dopodiché su Spotify, uguale, Spotify, YouTube Music, c'è anche un video che è uscito dell'ultimo disco, molto carino, andate a guardarlo. Tra i primi risultati della barra di ricerca vi uscirà. Basta digitare il nostro nome in rete, ci sono vari portali dove ascoltare, ma soprattutto provarci, venirci a trovare su quello che facciamo, sulle nostre news. E non vi saluti Esatto. finali. Niente, ragazzi, vi ringrazio. Grazie Pietro per l'intervista, è stato un piacere enorme. Speriamo di magari un domani vederci, incontrarci da qualche parte, berci una birra insieme. Grazie a chi vorrà ascoltare anche l'intervista. Ci vediamo on the road, come si suol dire. Grazie ancora, ragazzi. Ciao ciao. Grazie a tutti, ciao. Abbiamo finito. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.